Eccoci nuovamente sul Lago Maggiore, a Laveno sul Lago Maggiore, in Italia, per parlare della cometa Ison e del pianeta Nibiru. Tra breve tempo, in autunno, più avanti nel tempo, la cometa Ison giungerà al perielio. Ed ecco, cosa succede con questo influsso gravitazionale? Sappiamo che aumenta la sismicità, aumenta tutto quello che sono gli eventi climatici estremi, perché c'è tutto un aumento di attività nel sistema solare. Eruzioni vulcaniche, terremoti, quindi naturalmente a volte mi soffermo appunto anche in Italia come negli Stati Uniti, però gli effetti parlano chiaro. Abbiamo avuto numerosi terremoti ultimamente in Messico, molto forti, abbiamo avuto terremoti in Italia, oggi 22 agosto, stamattina alle 6 del mattino, un terremoto a 4.5 gradi Richter nel Mar Adriatico, e quindi c'è questo aumento di sismicità, di terremoti, di eruzioni vulcaniche, eventi anche in Sicilia, in tutta Italia, come anche nelle Americhe. Perché se mi soffermo su questi fatti? Perché è meglio sapere. Allora, con la cometa Ison avvicinarsi al transito, al perielio della cometa Ison, avvicinarsi al transito, al perielio del pianeta Nibiru, avvengono questi fatti, anche fatti climatici, praticamente siccità, alluvioni e tutto quello che ne concerne, tutto quanto, quindi anche frane, tutto quanto, è tutto correlato. Certo, bisogna sempre sperare in bene, però purtroppo gli eventi richiamano a queste cose. Prepararsi prima, ecco, allora vogliamo saperne di più della cometa Ison, del pianeta Nibiru? Certe cose che si sanno, l'influsso gravitazionale che va a far succedere queste cose, ecco che possiamo sapere le cose prima e allora fare in modo di prepararci prima, prepararci gli eventi, e poi naturalmente in una situazione del genere, con questo pianeta Nibiru, nell'universo diversi pianeti sono abitati all'interno del pianeta, dove ci sono delle cavità in cui le fonti magmatiche presenti sciolgono l'acqua, producono calore e c'è vita. C'è vita intelligente perché non ha mai subito delle situazioni esterne come da noi. E poi avremo il contatto con queste creature. Creature intelligenti. Ed ecco quello che ci manca, ma ci manca terribilmente il sapere che siamo tutti fratelli. Sul Lago Maggiore, il Lago Maggiore in Italia, in provincia di Varese, tra la Lombardia, provincia di Varese, e il Piemonte, provincia di Novara, provincia di Verbania. Oggi è il 22 agosto 2013, giovedì, e siamo qua sul Lago Maggiore. Gennaro Giannini, ecco. Allora, la cometa Ison, pianeta Nibiru, occorre saperne prima per poter giungere a una protezione globale, di organizzazione globale agli eventi. Gli eventi di influsso gravitazionale
del loro influsso gravitazionale che provoca diversi eventi sulla Terra, dai terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, tornado, trombe d'aria, cambiamenti repentini della pressione atmosferica, frane e tutto quanto. Fatto sta, appunto, c'è questo aumento. Allora, cosa si richiede? Protezione nel senso, cosa vuol dire? Sapere prima le cose. Passare questi eventi vuol dire arrivare nel nuovo e superare queste situazioni che si vengono a creare. L'influsso appunto gravitazionale, questi corpi celesti provocano queste situazioni. Ed ecco, cari amici, oggi 22 agosto 2013, giovedì, andremo adesso a vedere il panorama del Lago Maggiore, andremo a fare qualche bel filmato al Lago Maggiore, da Gennaro Giulmini, eccovi il Lago Maggiore.